Ci ritroviamo con un appuntamento importante. Un appuntamento importante per noi della Federazione della Pesca, perché è una cosa che sta partendo in questo momento ed è hashtag avanti insieme. E già il titolo di questa rubrica dice quello che, come dicevo prima con l'amico Francesco Ruscelli, non è solo un titolo, è un programma, è una speranza. E quindi per partire avanti insieme abbiamo cercato di partire col botto. E il botto oggi si chiama Giovanni Malagò, che è qui con noi, e quindi avere con noi il presidente del CONI per dire con Giovanni: Giovanni, avanti insieme, mi sembra che sia un auspicio importante. L'onore che abbiamo noi di far parte del CONI, tu lo sai perché te l'abbiamo detto mille volte, per noi è fondamentale. Vorrei sapere dal presidente del CONI cosa rappresenta la federazione nell'ambito del CONI. Allora, innanzitutto grazie per l'invito, grazie che partiamo col botto, non mi sembrate troppo generosi nella vostra affermazione, però sono felice di poter dare una testimonianza a nome del Comitato Olimpico nei confronti di questa iniziativa, di questo programma, di questa vostra televisione, che peraltro so essere particolarmente seguita, e non solo dalle società affiliate e dai tesserati. Partiamo da un presupposto che può essere interessante soprattutto per chi ci sta seguendo, chi ci sta vedendo, che nel mondo esistono 206 comitati olimpici, qualcuno più grande, qualcuno più piccolo, qualcuno più prestigioso, qualcuno che ha vinto molte medaglie, qualcuno è neoformato perché magari c'è stata una disgregazione di uno Stato e si sono create, diciamo, più repubbliche, ammesso che poi sono sempre delle repubbliche. Però non sempre nel Comitato Olimpico esiste una federazione di pesca sportiva. E quando questo avviene è un ulteriore elemento, secondo me, che dà prestigio, che dà forza al sistema nazionale del Comitato, e più che mai se questa federazione è così capace di portare risultati, di dare gloria, mi sento di dire, di creare e di apportare valore aggiunto al mondo del Comitato Olimpico. Federazione nata nel 1942, federazione che io conosco bene, che ho tanti amici appassionati e soprattutto praticanti. Non credo di dire una cosa non vera, anche se sono sempre complicate queste classifiche, i ranking, le discipline, insomma, che è leader nel mondo. Mi rendo conto che tutti gli anni, quando nel nostro salone d'onore celebriamo chi ha dato lustro alla federazione con delle vittorie nei campionati mondiali, nei campionati europei, individuali, uomini, donne, a squadre, mixed, eccetera, ci rendiamo conto la forza, la incredibile dimensione proprio dei numeri della federazione. 16 discipline sportive nella pesca sportiva, circa una decina nella parte della subacquea. Sono un malato di mare, neanche un appassionato, sono un malato, come ho un minuto nella mia vita sempre di meno vado al mare, e amo moltissimo ovviamente non solo nuotare, ma anche, diciamo, praticare a livello molto molto amatoriale attività subacquea e di apnea. C'è un rimpianto, lo dico con franchezza, c'è un rimpianto che secondo me l'apnea, l'abbiamo visto anche nelle recenti immagini televisive sia nazionali che worldwide che sono state proiettate su varie competizioni, su vari record, uomini e donne in dei luoghi iconici, dei simboli a livello geografico, a livello della natura, a tutto per un giorno per poter entrare, lo vediamo anche con altre discipline sportive che sono entrate nel programma olimpico, parlo dello skate, parlo del surf, parlo dell'arrampicata, insomma, che sono discipline che mai, non 50 anni fa, non nel 1896 quando sono cominciate le Olimpiadi moderne, ma anche recentemente forse qualcuno poteva immaginare che potessero far parte di quello che è il programma delle competizioni delle Olimpiadi. Quindi il rimpianto è che magari se avessimo avuto l'onore, ma anche gli oneri di organizzare un'Olimpiade estiva anziché quella invernale, poteva anche esserci l'opportunità dal comitato organizzatore di giocare il jolly, così si dice, perché questo fa parte di quelle opportunità che ha chi ha la fortuna di poter organizzare i giochi olimpici.
Dico grazie a questa federazione per tutto quello che si è fatto, conti in ordine, risultati sportivi strepitosi, molto importante. Una formidabile presenza sul territorio. Io giro moltissimo, ovviamente per le vicende del Covid abbiamo dovuto fermare, se non quantomeno molto rallentare questo tipo di attività in quello che un tempo si chiamava inelegantemente la periferia. Sono stato proprio mercoledì, la scorsa settimana ho ricominciato a Palermo, e i vostri luogotenenti, i vostri generali sul territorio sono fantastici, sono sempre presenti, sono sempre sul pezzo, sono molto dinamici, iniziative e quant'altro, per cui bene così, avanti insieme. Insomma, problemi ne abbiamo tanti, di vari tipi, però adesso pensiamo alle cose belle, soprattutto a quello che si è fatto prima, quello che si sta facendo e in prospettiva quello che potrà accadere domani. Vediamo di ricominciare, perché è ora di ripartire. Giovanni, una domanda proprio per te, non come presidente del CONI, ma come persona. Attività della federazione che tu hai praticato, a parte prima parlavi dell'apnea, ma la pesca in generale, così, hai fatto qualcosa delle nostre specialità? Allora, devo essere onesto, nella specificità delle vostre specialità no, da ragazzo amavo moltissimo, non sono mai stato un amante delle bombole, mio padre era uno che faceva della pesca con bombole, soprattutto quando, diciamo, in molte zone era legittimata, ma io mi ricordo tantissime volte che io sono stato 2, 3, 4 ore in acqua. Ogni tanto con tutta la muta ero quasi intirizzito dal freddo, quando battevi i denti e non prendevi niente, cioè una cosa incredibile, però era talmente bello, perché poi andavi sempre avanti dicendo adesso mi faccio a 300 metri sperando che trovavi qualcosa. Adesso migliora. No, che cosa succede? No, adesso migliora, c'è la speranza, eccetera, però vai avanti e poi devi tornare indietro, perché in genere parti dalla barca, parti da qualche cosa, certo. C'è un punto d'appoggio. Però sono dei ricordi bellissimi, lo dico con franchezza. Adesso non pratico più quel tipo di pesca, però il cosiddetto snorkeling lo faccio tantissimo. E con la canna invece, canna da pesca? Sono un trainista, sono stato un trainista. Guarda, quando ero ragazzo, insomma, lì qualche soddisfazione me la sono levata, soprattutto pesca con l'aguglia e qualcosa col cucchiaino. Sono 3-4 episodi della vita, mi ricordo una volta nel porto di Trapani tirai su, ma proprio nel porto, lungo il porto che era deserto, c'era il lungomolo, tirai fuori una spigola miracolosa, 1,2 kg, 1,3 kg, una cosa fantastica, mi sembrava proprio di toccare il cielo con un dito. E invece con quello io chiamavo zio, che era una persona molto legata al mio papà e alla mia mamma, stavamo in crociera in barca di Franco Pesci e Virnalisi, andavamo la mattina, lui era Aldo Stacchi, era presidente della Lega Calcio, è stato per anni presidente della Federazione del Golf, un gentiluomo, anche lui appassionato, lui che mi ha trascinato in questo tipo di passioni, di esperienze, andavamo io, lui e questo Armando che era un marinaio della barca. E mi ricordo benissimo una volta l'arcipelago della Maddalena, a un certo momento stavamo con la canna e a un certo momento praticamente è successo un episodio pazzesco, perché eravamo convinti, anche se diciamo non era un'esca da profondità, che avessimo incagliato, diciamo, la canna, perché praticamente non andavamo quasi più insieme, anche se ovviamente andavamo molto piano. In realtà non me lo scorderò mai, era una ricciola gigante, ma una cosa pazzesca, giuro non sto scherzando, era quasi come mezza barca. Siamo passati estati insieme dicendo ma quanto sarà stato grande. Questa ricciola praticamente, insomma, tutta una fatica, quando capimmo che non era uno scoglio ma era un pesce, praticamente non si riuscì ad andare avanti, secondo mio zio era tra i 20 e i 30 kg, a 1,5 metri, perché il problema è che non eravamo attrezzati per tirarla a bordo, no, sembra una battuta, cioè prova a tirarla su, è come a dirgli su, impossibile. E quella cosa mi è rimasta tutta la vita, perché poi insomma, forse anche così, insomma. Ma è bello della pesca anche quello, No, ma è quello, ma adesso insomma,
voglio dire, insomma, mi è rimasto. È chiaro, la pesca sportiva è un altro discorso, il pesce, per carità di Dio, deve andare in una direzione appunto che è sempre legata, che deve tornare da dov'è, però ovviamente, però il mare, tutto quello che mare, fiumi, laghi, insomma, di tutto di più. Giovanni, so che hai pochissimo tempo, che ti faccio un'ultima domanda al volo. Non mi diverto a parlare di tutto questo. Senza che se ne abbia male nessuno, però sono anni che partecipi alle nostre premiazioni, quindi hai visto i nostri atleti. Uno che ti è rimasto impresso? Ma ne conosco tanti, anche qualcuno che recentemente ha avuto le massime efficienze nel mondo dello sport. Chiedo scusa a tutti gli altri, mi inginocchio, perdonatemi, ma non, io penso non può che andare Alessia Zecchini, insomma, c'è un rapporto non solo di stima, ma c'è un rapporto proprio di affetto, di considerazione eccezionale. Conosco bene la sua famiglia, la sua storia, la sua quotidianità, la sua passione che condividiamo calcistica. È una persona eccezionale, mi stupisce sempre quando, insomma, vedo, leggo, mi manda i filmati o qualunque parte del mondo, la chiamo, lo stesso Claudio subito mi rende partecipe in diretta. Beh, insomma, devo dire che più che un atleta è un'ambasciatrice di tutto il vostro mondo e noi è un patrimonio non solo italiano ma di tutti quanti. Giovanni, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e per quello che hai detto. Grazie a voi, complimenti. Grazie a te. Ciao a tutti, grazie.